Ciao a tutti, sono Rotos, bentornati sul mio canale. Siamo di nuovo qui su The Binding of Isaac Afterbirth e andiamo a fare una partita normale dopo aver fatto una run in grid mode con Samson. Andiamo a vedere, esatto, che ci ha dato dei risultati decisamente apprezzabili. Siamo riusciti a donare ben 32 monete e avendone 99 a destinazione, quindi è stato davvero interessante. Facciamo una partita in hard mode con chi ci pare. Avevano nerfato Azazel, non so se l'hanno ripiazzato. Vabbè, potremmo fare random, basta che non sia con un personaggio che abbiamo già fatto e che non sia The Lost. Mi sono caccato per un attimo. Kane, facciamo un po' quello che vogliamo. Scegliamo mentre andiamo che percorso prendere. Curse of Darkness, che mi sta molto sulle balle, perché secondo me l'hanno peggiorata. Nel senso che precedentemente era ancora sopportabile, si riusciva a vedere quello che si faceva. E invece qua no, non riesco a vedere quasi una mazza. Meno male che ho rimasto incastrato. Una bomba, una moneta. Kane, un personaggio che parte con Lucky Foot, che dovrebbe aumentare la luck, mi sembra. Semplicemente nel Vanilla Isaac, chiamiamolo così, l'Isaac normale, Wrath of the Lamb, c'era come si dice, oddio non mi viene, dava anche la possibilità di trovare solo pillole positive come faceva il PhD. Adesso non dovrebbe, comunque do conferma leggendo su realplatinumgold.co.uk. metto in pausa perché così non va avanti il tempo per le eventuali rush room. Più uno di luck e miglior possibilità di vincere quando si gioca, quindi cioè si gioca al come si dice, ad esempio alle slot machine, e non rende tutte le pillole positive o neutrali come nel gioco vanilla. Ok, Kane non mi piaceva particolarmente, vediamo se la combinazione di oggetti che troviamo lo rende più interessante. Ho notato, l'oggetto che abbiamo preso, che non ho spiegato, ho notato di non aver spiegato un oggetto, è Mom's Wig, la parrucca di mamma, che dovrebbe spawnare casualmente dei ragni, credo, o forse... Quanto è piccolo questo nemico? Chi l'aveva visto, tra l'altro? Dovrebbe spawnare dei ragni, i ragni fanno 3 volte il nostro danno, se non sbaglio. E voglio vedere se è effettivamente casuale lo spawn di ragni o se è legato a qualcosa di particolare. No, è casuale perché ho solo fatto esplodere un barile. Non so se è connesso all'esplosione del barile o se sarebbe stato spawnato ugualmente dopo poco tempo. Forse è correlato alla luck. In genere le cose che hanno una probabilità di accadere sono correlate alla luck. Voglio cercare la stanza segreta? No, voglio andare abbastanza velocemente perché mi piace come sono andate finora le run, che sono sempre riuscito a fare il massimo tutto assieme, ovvero fare boss rush, ash, quello che volete, uno dietro l'altro. Quindi riuscissi a fare tutto assieme in una run sarebbe ottimo, dato che mi permetterebbe di sbloccare più cose in un'unica run e non dover magari giocare più volte. Non che, cioè, se finissi tutto non chiudo la serie, però mi piace proseguire super last, subito, così. Più super last è velocissima, ma se la incastriamo, se le facciamo sbagliare il percorso, si resetta la sua velocità. Cioè aumenta la sua velocità man mano che corre. Non ha tanta vita però. Pillola che è speed up. Ok, questo non mi dispiace. Prima di andare nella curse room voglio magari raccogliere un cuore rosso. Cioè raccogliere, voglio che ci sia un cuore rosso da qualche parte, perché nel caso in cui non ne sia valsa la pena, voglio essere in grado di compensare. C'è Curse of the Blind e non mi sono reso conto. Teleport 2.0, hai teleport? Aspettiamo un attimo. Meno male che avevo i ragnetti, se no ero mezzo spacciato. Leviamoci anche il mezzo. E eliminiamo gli spawner. Se il mio ragno si andasse a schiantargli, bravo, perfetto. Batteria. Poi vediamo cosa fa questo teleport, lo voglio fare però magari dopo. Perché nel caso in cui... Anzi, adesso lo scopriamo, vado a leggere. Nel caso in cui magari mi teletrasporti nella I Am Error Room, vuoi prima magari aver battuto il boss, danno, l'ho preso maledizione, quindi è scesa la probabilità del 100% di non trovare Satana, e continua a prendere tanti danni. Oh, ragni di merda, ma che stanza del cazzo. Scusate, eh. Ah, che ci sono le cacche che se ci vai a sbattere contro stanno sulle balle, cioè ti fai danno sostanzialmente. Ci sono i ragnetti. E speriamo di sopravvivere a questa stanza, sì. Finché ci sono solo cacche o solo ragni, ok, ma se ci sono tutti ti mettono in una brutta situazione, anche perché i ragni ti corrono addosso. Questi, però, cioè, lo fanno poco, non è che ti volano addosso violentemente.
Ok, mezzo cuore, lo gradisco, grazie. Vediamo cosa fa il teleport 1.0. Quando usato teletrasporta in un'altra stanza a caso che non è ancora stata esplorata. Dopo che tutte le stanze normali sono state esplorate, la gerarchia di stanze scelte è super segreta. Shop, item room, stanza segreta, curse room, sacrifice room, devil angel room e I am error. Quindi, se ho già esplorato tutto, mi porta nelle stanze speciali. Non è male come cosa. Non mi dispiace, anche se magari non si applica molto bene a una run in cui io voglio esplorare ogni cosa. Però potrebbe essere interessante. E riesco ad entrare nelle stanze segrete senza problemi. Posso farmi le I am error. Non ho capito se le fai in ordine. Spero di no, perché sennò non ce la farò mai. O se quella è la priorità, quindi la percentuale. Forse le fai in ordine però. Quindi vuol dire che dovrei aver esplorato quelle altre. I am error è l'ultimo. Ok, ho capito. Allora probabilmente le fai in ordine. Quindi dovrei aver esplorato la stanza segreta e la seconda stanza segreta per eliminarle, per non esserci teletrasportato. Ok, ora comincio a capire. Affrontiamo il boss. Littlehorn, che mi sta un po' sui coglioni. Però ho i ragni, che se andassero a schiantarsi contro di lui, invece di stargli a cianciare, mi farebbe molto piacere. Dato. Come se colpissi contro lacrime di fila, colpirlo con un ragno. E lascia lì i buchi, qui devo stare attento perché posso caderci dentro. Spawn anche le troll bomb, infamissimo. Troll bomb normali e... cioè, troll bomb normali quando non le annuncia, semplicemente quando si teletrasporta. Troll bomb a seguimento quando proprio c'è la caccia dentro. Prendiamolo. Mom's Pearls, Range Build Up. Oh no, 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 non voglio prendere danni per di più. Uno è campione, non vorrei che lo siano tutti e due. Ok. Muori, 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 muori. Ok, muori. È morto. Bombe ne ho. Non so cosa siate. Rotten Baby mi fa cacare. Se prendo quello muoio. Allora, un attimo. Vediamo qual era la gerarchia. Satana l'ho visitato. Item Room non l'ho visitata. Quante chiavi ho? Solo una, maledizione. Super Secret. Shop. Secret. Curse. No, sono nella cacca. Però, mi dispiace di aver dovuto rinunciare a quell'oggetto. Avessi avuto più vita, avrei preso anche quello. Ai primi piani si può rischiare. Sotto che non si può rischiare. Sto per fare qualcosa di molto rischioso. Probabilmente stupido. Però, ci proviamo. Ma bello! Ma grazie! Però adesso, se trovassi la stanza segreta normale, direi che possiamo salutare le boss rush per il tempo che sto perdendo. Mi porterebbe allo shop, però se io vado anche allo shop, tre pillole uguali. Dimmi che sono tre health up, no, un full health. Peccato che io non abbia tutta sta health da perdere. Solo full health? Me la spiegate questa? C'erano 5 full... no, 3, 2, 5, sì, 5 full health in questa stanza. Sento nello shop, cosa dovrebbe rimanere? Super Secret fatta. Shop fatto. Item room fatta. Secret room fatta. Curse room fatta. Sacrifice room. Mi porta all'IM error. E questo mi interessa. Quindi prendo questo. Entro qua. E dovrebbe teletrasportarmi all'IM error. Incrociamo le dita sperando di aver capito. Yes! E due oggetti. Little chest. What's in the box? E Distant Admiration. Attack fly. Non sono oggetti particolarmente potenti. Però non mi dispiace. Posso distruggere il tizio dell'IM error? Sì, e mi dà un oggetto. Steam Sale, 50% off. Voglio vedere la Little Chest cosa fa in particolare. Ogni N stanze rilascia un oggetto a caso. Tre oggetti in più, solo avendo usato coscientemente questo oggetto. Ottimo. Mi sa che possiamo scordarci forse la possibilità di fare della Rush. Tuttavia, interessante. Interessantissimo questo oggetto. Vabbè, già che non ho un trinket posso anche prendere cartridge. Dovrebbe trasformarmi casualmente ogni tot in... Devo usare anche la moschina rossa perché fa un sacco di danno. Non su quello nero perché esplode e ci sarei troppo vicino. Merda! Perché uno di danno intero? Merda, non mi piace questa cosa. Altra partita. Il silver questo è M8HHVMA. Peccato, maledizione.
Ui. Ok. Grazie. Sono un attimo cacato, eh. Un pelino. Dai, vediamo se otteniamo qualche oggetto interessante. Non so cosa sia, scopriamolo. Scopriamolo subito. Una tazza di latte. Da Isaac, un familiare che ha una tazza di latte che lo segue e cade per terra quando prende danno. Dopo che è stato caduto. Dopo che è caduto, dà un tears up per il resto della stanza. Non mi piace particolarmente, però. L'oggetto che c'è. Non piangerci sopra. E ci teniamo questo oggetto. Non mi piacciono gli oggetti che prevedano che io prenda danno. Qui sono stupido. Devo andare prima qua. Perché quando spengo gli interruttori tramuta tutti i fuochi rossi in fuochi normali. Quindi non mi sparano più addosso. E ho avuto culo a trovare monete, se devo essere sincero. Semplicemente un tears up dopo aver preso danno in una stanza. Non male, però. Preferirei non prenderlo il danno in una stanza. Questo è il concetto fondamentale. Gish campione. Il problema dei personaggi che partono con poca vita in hard mode è che se trovi un campione. Ok. Se trovi un campione, non dico che è finita, però basta un colpo. Cioè, pensate con Giura. Prendi un colpo da un campione, addio, finita la partita perché hai perso tutta la vita, sei morto. Solo più grande. Sono stra inquietanti i personaggetti più piccoli. Quelli sono davvero inquietanti. Cioè, più che altro, prima era minuscolo, perché già è piccolo di per sé questo personaggio. Quello prima era minuscolo e sparava il colpo che sembrava partire dal pavimento, perché non si vedeva effettivamente che ci fosse un nemico. Larry Junior, campione. Che bello. Speriamo di non prendere danni. Peccato per la run precedente, perché avevo appena preso un bel po' di oggetti, solo che non ricordavo che le vagine facessero un danno intero. O forse avevo preso mezzo danno precedentemente e non me ne ero reso conto. Ma. Non dovevo rischiare a prendermi il patto con Satana, però fosse stato un oggetto tipo Ceremonial Robe, sarei riuscito a cavarmela. Vabbè. Ogni tanto bisogna rischiare, se no diventano annoiose, lunghe, perché non si è in grado di potenziarsi adeguatamente. Niente Satana, non ho preso danni in tutta la stanza, in tutto il piano. O forse sì, no, mi sembra di aver preso danni in tutto il piano. Ah, ma è il primo piano ancora, stupido, pensavo di essere al secondo, chiedo scusa. Ci credo che non c'è Satana, sono al primo piano. So perché fossi convinto di essere al secondo. Vediamo se c'è una curse room da qualche parte. No, solo nemici. E la cosa non mi piace, per niente. Forse è meglio eliminare voi che spawnate a caso, quindi non posso avere mai conferma della vostra posizione. Ha un danno un pochino più elevato? Oddio, ho detto elevato. Me la sono cercata, chiedo scusa. No, magari chissà quante altre volte l'ho detto senza rendermene conto. Non credo, mi sa che ormai l'ho proprio eliminato dalla memoria a breve termine. Però vabbè, sapere, se l'ho detto mi pento amaramente di tutto ciò che ho fatto. Ok, andiamo giù. Dimentico sempre che c'è questa simpatica stanzetta. Passiamo piano. Maledizione, ero così gasato per essere andato nella I Am Error e aver ottenuto 3 oggetti. E ho fanculizzato tutto. Non che fossero oggetti particolarmente potenti, tutto sommato. Però dai, insomma, non è che uno non esulta. Ma che gentile. Speravo di poterti respingere di più e farti distruggere la pot. Ok, calma. Qui sono incastrato. No, forse no. Vieni, bravo. Vieni. Bravo, un po' troppo veloce. Un po' troppo allungato il salto. Te il doppio di vita, ma vorrei che. Ok, messo velocemente. Facciamo saltare qua, che c'è la roccia tinta. E. Gracias. La cap, quando si raccolgono le monete in Afterbirth c'è una possibilità di ottenere la cap. E. 2 bombe. Stavo pensando. Boss, ci fosse una donation machine? Potrebbe esserci, qui siamo al secondo piano. Però non mi ricordo se già dal secondo piano possa esserci una donation. Cioè, c'è nei secondi piani. Sapete che vanno a coppie i piani. Però non so se. Già dal secondo. Andiamo a prendere l'oggetto, magari prima di andare a battere il boss. Oppure andiamo a battere il boss. No, andiamo a prendere l'oggetto. Non siamo troppo forti in questo momento. Cerchiamo di non prendere. Perché ancora non abbiamo preso danni.
Però il fatto è che non vorrei poi prendere danni col boss. Però non prendo danno da quei rossi, quindi mi dovrebbe essere rimasta la possibilità di trovare Satana. Mi sa che ho fatto una porcata. Oh, vediamo di non prendere danno adesso e basta. Tengo lontano. Me la gioco safe per ora. Mi sa che poi andrò. Che lo faccio? Io ci metto una bomba qua e mi allontano. Spero di aver ucciso almeno uno di quei ragni. No, sono tutti e due lì. E più sono loro che temo io più che gli altri. Forse faccio male perché mi distraggo e questo mi colpisce da dietro. Ma che voi esplodete e non vorrei colpirvi. Oh, proprio mentre mi saltate addosso. No, ok, andiamo a battere il boss. Vediamo se c'è stanza segreta qua. No, sarebbe stato troppo bello per essere vero. Speriamo di ottenere quello che si vuole, ovvero Satana Pin. Dai, dove riusciranno a prendere danno. Comunque non sarà danno da quei rossi. Cioè, per ora l'oggetto che abbiamo ottenuto nella item room non l'abbiamo utilizzato, nel senso che prevede che non si prenda danno e ancora non abbiamo preso danno. Cioè, questa sarebbe stata una run ottima con The Lost. Oggetto di merda, da solo monete. La cap. E mi piace. Con Giuda abbiamo già... Però pensate, se entrate qua con The Lost e prendete danno qua. Ah, però ho solo due cuori. Merda. Merda. Non mi ricordo se con Giuda ho già fatto qualcosa. In ogni caso preferisco Death Touch. Ah, dimenticavo che adesso automaticamente si tramuta. Voglio Judas Shadow? Non credo. Ho una rate of fire bassissima. Devo cercare di aumentarla. Ok, non ho abbastanza soldi per lo shop. Però ho due bombe, potrei metterne una qua e vedere l'effetto che fa. Questo effetto che mi piace un sacco, perché adesso ho abbastanza monete per lo shop. Red Candle non mi dispiace, ma non è neanche l'oggetto della vita. Per di più come lacrime, sto cercando di potenziarmi abbastanza, niente. Chiave sprecata. Andiamo nella Curse, ma a sto punto non è neanche quello si da sprecare. Dammi un oggetto, Pandora's Box. Fatemi vedere Pandora's Box, in che piani conviene utilizzarlo. Lo usassi... Adesso mi dà due bombe più due chiavi, non mi interessa. Lo uso al prossimo piano, mi dà un oggetto del boss. Lo uso al piano successivo, un oggetto del boss più due cuori grigi. Nel Womb 1 che continuo a utilizzarlo perché dà due oggetti del boss. Vabbè, noi prendiamolo e vediamo quando ci converrà utilizzarlo. Più scendiamo, più è utile a quanto pare. Andiamo qua. Ok, siamo riusciti. Mi piace la falce perché appunto il danno penetrativo che permette di asfaltare tutti questi nemici in fila uno dietro l'altro. Non mi piace la Rate of Fire, che l'abbiano abbassata. Il porcello, un altro di quegli oggetti che prevede noi si prenda danno, quindi non è tra i miei preferiti, però tutto sommato non è male, dato che quando prendi danno inevitabilmente magari non puoi evitarlo, ti fa spawnare due monete, mi sembra, un numero casuale tra una e due monete. Quindi non è malaccio perché permette di aumentare le monete, di comprare oggetti allo shop. Non posso volare, quindi quello me lo scordo. E boh, vediamo se c'è una stanza segreta qua. Niente, ho sprecato una bomba. Va bene, prossimo piano. 7 minuti per fare due piani. Direi che ci scordiamo la boss rush, che è un peccato, forse dovrei prenderla più con lo spirito di... Dai, andiamo, vediamo un pochino di ottenere tutto. Sì, ci proviamo. E ne valsa la pena per ora. Ho preso danno, vabbè, ma mentre la Rate of Fire, gioiamo per questo. Gioisco un po' meno, dato che ho solo cuori grigi e sarà difficile riottenerli. Ok. Rimani te. Monete ne abbiamo, quindi lo shop decisamente sarà la nostra tappa. Sicuramente otterremo 215.000 grid, perché col culo che ho... Oh, ho recuperato, grazie. Su. Ti prego, aprimi tutto. Sì. Quanto poteva suonare male in un contesto diverso questa frase. In un contesto diverso, non era difficile da dire, eh? Solo che oggi, ve l'ho detto, non sono praticamente portato a parlare... No, in realtà non l'ho detto. L'ho detto nel video precedente, che è stato registrato pochi minuti prima di questo. Quanto odio gli scheletri. E... Ok, calma. Hanno scusa fa la pillola. Eltap, grazie. Bad guess.
perché questi esplodono. Ah, facciamo che rompiamo le cacche nere, che fa venire scuro, ma dovrebbe stordire e far danno anche a tutti i nemici. Questo, come lanciato. Ok, quante monete in questa run. Potrei donarne quasi qualcuna alla donation machine, già che sono lì ad accumulare ferocemente senza donare mai. Cioè, se pensiamo che ci sono stati 108 episodi su Rebirth e ancora non siamo al cap delle 999 monete. Bomba che non mi interessa, 45 monete, datemi uno shop subito. E mi danno una torretta invece, simpatici. Su, a caso. Che meno male che non diventate scheletri, perché non l'avrei sopportato. Scherzavo, avrete voluto contraddirmi, giustamente. Me lo merito. Trovato lo shop, ma ho trovato anche i nemici che odio. Ok, bomba. Abbiamo un sacco di bombe, un sacco di monete, un sacco di chiavi, abbiamo un sacco di tutto. Hive Mind, spawno mosche rani più grandi. Sarebbe interessante diventasse gappi. Questo mi dà uno spazio per trinket in più. Non mi interessa particolarmente. Facciamo Hive Mind, che non si sa mai nel caso in cui appunto diventassimo gappi, ma la vedo dura. E mandare a battere il boss. Boh, già che ci siamo. Gerdy Junior. Merda. Almeno aumentata la nostra rate of fire, ma non sono particolarmente esaltato all'idea. Sai che il patto con Satana me lo sogno stavolta. Dio, come Odegaard di Junior. Questi rimbalzi. Range, non me ne faccio niente. No, forse il range mi serviva, ma range del cazzo comunque il... Cioè, è un range up del cazzo il... Il lipstick, il rossetto. Che calma. Ok. E non mi vedo bene, eh. Chissà perché, ma non mi vedo bene. Provate a ipotizzare voi perché io non mi vedo bene. Ho bisogno di rate of fire a danno. Che non sto tenendo, sommato. Che rate of fire non è male. Ti prendo così altre monete, dato che ne ho poche. Forse spawna anche cuori rossi, avevo notato l'altra volta. No, monete. Mi vuole contare. Quando mi servono i cuori rossi mi dà monete. Chemical Peel aumenta il danno di una lacrima su due. Vediamo se otteniamo una pillola interessante. No. Voglio continuare a esplorare. Forse no. Andiamo giù, diretti. Facciamo così, ho deciso. Siamo al quarto piano. Al quarto piano Pandora's Box. Scusate, mi ero distratto. Al quarto piano 20 monete. No. Ah, dovevo spawnarlo qua. Mi dava 4 cuori grigi. Sì, faceva senso spawnarlo qua. Cosa mi proponi? No. Però due chiavi qua posso buttartele. Dammi qualcosa di buono. Uno scrigno dentro uno scrigno non è qualcosa di buono. E tre bombe non è qualcosa di buono per come lo intendo io. 48 ore di energia, non mi serve a niente dato che non ho un oggetto che si ricarica. Tipo uno dei pochi oggetti della paraspaziatrice, anzi forse è l'unico oggetto della paraspaziatrice a uso singolo. Liani! Merda, tant'è un danno da lano, ho dovuto prenderlo. Non avessi preso l'HP up, non avrei più vita, sarei morto. No, non ci vado lì perché se non ci lascio le penne. Ho solo una chiave, quindi aspettiamo prima di usarla lì. Oh, i nemici che tanto apprezzo, meno male che ho i colpi penetrativi. Mezzo cuore, mezzo cuore, devo stare all'occhio. Devo stare molto attento. Ma molto. Ok. Grazie per le batterie che non mi faccio niente. Ritroviamo l'oggetto della vita, magari l'oggetto più brutto del mondo. L'oggetto più brutto del mondo. Un altro oggetto che prevede che io prenda danno. Se prendo danno, cos'è? L'acqua santa lascia una pozza di acqua. Se i nemici ci passano sopra, ci prendono danno. Guarda caso, io adesso non posso prendere danno. Proprio no. Zero. Cuore. Monete, che ne avevo poche. Mi servivano le monete. Grazie per le monete. Meno male che il gioco mi sta dando proprio quello di cui ho bisogno adesso. Vorrei chiavi. Grazie. Stavolta mi hai risposto. Chiavi e soprattutto vita, perché se non duro 3 secondi. E invece mi danno monete e bombe.
Però adesso risponde anche alla mia richiesta di chiavi, anche se non è l'urgenza numero uno. Un cuore a due che prendo. Merda. Tanto doniamo un po'. Scendiamo a 30. Perché... dico merda, adesso vi dico perché. Perché quell'oggetto lì, diplopia, se non sbaglio, dovrebbe raddoppiare... l'altro oggetto, tipo l'unico altro oggetto da uso singolo. Raddoppiare gli oggetti presenti. Il fatto è che... io ho un oggetto che voglio portarmi avanti. Anche quello sarebbe un oggetto da portarsi avanti. Mi serve se vado da Satana. Allora, facciamo così. Ho un piano. State tranquilli, ho un piano. Ok, te sei un... è il tap, grazie. Anche se sei vuoto, non è che mi serve. Il mio piano è... lo compriamo. Ascoltate bene. Lo compriamo. Andiamo a battere il boss. Se ci capita Satana, raddoppiamo. Se non ci capita, torniamo, usiamo Pandora's Box, prendiamo le 20 monete, ci portiamo le 20 monete avanti e non che mi servano. Sarebbe ottimo, fossimo stati nel Womb 1, avrei usato due oggetti del boss che diventano 4, prendendo... con diplopia. Vabbè. Perché se lo uso con Satana, in teoria dovrebbe darmi gli oggetti gratuiti, in pratica. Speriamo di ottenere Satana, ma non credo, perché ho preso una vagonata di danni, magari non prendo danno da cuore rosso con il boss, però non sono messo bene, ecco. No, sono andato a sciogarmi il danno da cretino. Ah, metto una bomba qua nella speranza di ottenere una pillola. No. Ho fatto una cazzata. Perché se adesso c'è Satana, se esco non c'è più e non ho la diplopia. Merda. Sono un cretino. Sei incantato? Di cazzo che sono. Ho appena fancolizzato il piano che avevo accuratamente descritto. Ho preso danno a cuore rosso? Forse no, ma lo sto per prendere. Ciao Satana, è stato un piacere. Non ci vediamo in questo piano. Problema risolto. Però di plapia la vorrei. Vogliamo 20 monete? Cosa facciamo? Vogliamo 20 monete? No, abbiamo tante monete. Vediamo quante riusciamo a donarne. In base a quello, vediamo se vogliamo 20 monete o no. Sì, facciamo così. Ho usato il piano sbagliato? Ho calcolato il piano sbagliato? Siamo in cave 2 ancora? No, siamo in cavi 2. Ah, sì. Ho detto una cazzata. E vabbè. Di propria. E lo usiamo poi. In case of emergency o nel momento giusto, ecco. Siamo ancora a cavi 2, quarto piano. Sì, è vero, siamo a cavi 2. Ok, ho fanculato tutto. Andiamo. Come sempre. No, Rotus. Immagino chi invece sapesse. Si rendeva conto di quale fosse la mia situazione. Oh, Depth 6L. Guarda, frega niente. Mr. Maggie. Chi si rende stava rendendo conto di qual era la mia situazione e che mi stava urlando no, usalo, oppure no, non è così, è un oggetto. Vabbè, io ho fatto una cazzata. State ok. Sono stato un babbo. Mi dispiace tantissimo. No, neanche tanto, perché mi sono fatto due risate. Voi un po' meno, se lo sapevate un po' meno. Però, sì, per di più poteva essere la mia salvezza, perché mi spawnava due cuori grigi. È un oggetto. Che era quello che avevo detto che avrebbe fatto nel piano precedente, per dire. Ci sono forti, ma non mi interessano. Abbiamo 5 reroll, in pratica. Azzo. No, vabbè, rigoliamo. Siamo su un piano enorme. E questo cos'è che fa? Non mi ricordo.
Meno, cioè un tears up e hanno l'effetto knockback, capisci? Una domanda di propria, voglio vedere bene cosa fa. Dice: duplica qualsiasi oggetto co o consumabile nella stanza. Quindi noterei un altro identico. Non mi interessa più di tanto. È un oggetto non male. Vabbè, proviamo a urlare finché non otteniamo qualcosa di davvero interessante. Questa mosca è nuova. Cosa fa questa moschina viola? Fan ossessivo, un familiare volante porpora che ti segue. Ah, con un ritardo di 3 secondi. No, non mi piace. No, non qua. Male. Bag of coin, no? Le monete sono l'ultima cosa che ho bisogno. E si è distrutta, non ci pensavo si potesse distruggere. Harlequin Baby? Vado per Harlequin Baby. Era meglio pesci. Direi che era meglio pesci. Due chiavi per un fottio di bombe, facciamolo. Tanto mi restano ancora due chiavi, quindi. Ci sta. Un'equazione abbastanza proporzionata. Muori prima di attaccarmi. Ok. E abbiamo tenuto un'altra chiave, quindi siamo abbastanza tranquilli. L'oggetto l'abbiamo tenuto, però ci sono due oggetti perché siamo nella stanza XXL. Lo shop ci voglio andare. Dato che siamo. Ah, abbiamo ancora Petrified Poop. Ecco perché stiamo tenendo monete dalle cacche anche. E altre monete come se non bastassero, se ne avevamo poche. Però non ci dispiace in questo momento, dato che siamo a 30 monete che sono quelle esatte per ottenere due oggetti. Per di più posso prendere oggetti gratis allo shop in pratica, con diplopia. Monete, sì, monete, chiavi a go go. Ho 7 bombe. Devo stare attento qua che mi sparano. Infatti. Ma possono lasciarmi dei cuori grigi? No, ho sfiga, vabbè. No. Oh, ecco qua, la seconda stanza di oggetti. Rimane solo lo shop e il boss. Ok. Non so, probabilmente dovevo prendere un altro oggetto. Sono stato un po' greedy, però. Con greedy intendo avido. Però potevo. Boh, ci stava, uno deve prendersi dei rischi. Ah, questo lascia l'aura. L'aura acida ai miei colpi. Vabbè, vediamolo. Toxic Splash Damage. Perfetto. Mi turba il fatto che stiano aggiungendo poco a poco oggetti, poco a poco boss, poco a poco cose. Cioè, nel senso, non è che mi turba, però. Boh. Come avranno gestito la cosa? Forse loro hanno già giocato alla versione completa e stanno aggiungendo poco a poco per noi. Non la voglio la Bibbia. Non la voglio la Bibbia, maledizione. Niente. Però pensavo a. Sì, o hanno già giocato. Hanno già fatto una versione completa che hanno testato. Perché se no è difficile dire quali oggetti mettiamo e quali no. Perché magari mettono solo degli oggetti che sono particolarmente potenti. Quindi aggiungono, diciamo, peso al lato della bilancia che porta verso una più facile conclusione della run. E non possono rendersi conto se è bilanciato o meno, però magari hanno, appunto, hanno già testato tutto avendoli tutti assieme loro, dato che lo stanno sviluppando la Nicalis assieme a Macmillan. Quindi non si so. Non so. Che bello, quando mi colpiscono lascio il doppio trail. Io vorrei tanto Satana, mi sa che me lo sogno. Però se ci fosse Satana potrei prendermi gli oggetti a gratis. Logicamente ci sarà Satana e ci saranno tre scrigni che saranno tre troll bomb, sicuro, come l'oro. Ok, stanza inutile. Però le falci. Oh, le falci trapassano questi nemici. Quanto mi piace quando ho un effetto delle lacrime che rende vano, diciamo, la forza di questi nemici. Che tant'è, sono riusciti a farmi un danno, per dire. Strada sbagliata. Logico, sarebbe stato troppo bello per essere vero. In realtà non devo lamentarmi troppo, dato che bene o male ho trovato lo shop e le due item room. Quindi, tutto sommato, mi è andato anche abbastanza bene. Tuttavia adesso voglio trovare il boss. Diciamo addio alla boss rush. E va bene così. Me ne sto. Stanza sbagliata. Però almeno un vicolo cieco non è un percorso di 15 km sbagliato. The Hanged Man. Vabbè, teniamolo. Nel caso in cui ci sia qualcosa di interessante da prendere volando. Proviamo giù. Vicolo cieco ed è Gluttony. Però Gluttony può lasciare un oggetto che sia l'ardo, sia il cuore. Quindi volendo con The Hanged Man posso andare a prendermelo poi. E invece no. Vabbè, andiamo su.
strada sbagliata, sicuramente prenderò all'ultimo la strada giusta. Eccolo qua. Era anche abbastanza vicino all'ingresso, cioè proprio sono io che ho scelto la strada sbagliata all'inizio e da allora ho proseguito su questo percorso di errori. Ok, dai. Brownie! Quanto mi fai schifo. Brownie, mi fa proprio cacà. Ok. Non dovresti avere tanta vita, però. Un po' di problemi. Quante cose spawni. Non che tu mi abbia dato problemi, Non mi ha ancora fatto danno. Ma più che altro come funziona, Satana, quando c'è l'XL, ogni volta non capisco. Qua non ho spawnato, ma perché? Boh. HP up, seriamente. Non le palle un po' piene degli HP up. Mamma! Sei curioso, con diplopia potrei prendere sia la Polaroid che il negativo. Non credo, cioè non lo voglio utilizzare qua, ma lo voglio utilizzare per prendere oggetti. E se uno usa diplopia nella boss rush, si può prendere 4 oggetti gratis e... Si prende tutti gli oggetti della boss rush in pratica. Più uno, doppio. Boh, sono perplesso. Cosa mi ha fatto danno? Guarda chi t'ha visto. Vedi. Te t'ho visto però. Ma danno tutto sommato, cioè non è elevato. Non è alto, non è particolarmente alto, però ne facciamo abbastanza. Nye, nye. Così così. Satana, sì. Andiamo nella chest, cioè che abbiamo un po' di chiavi e non si è messo proprio benissimo. Ah, vita ne ho, guarda, posso anche usarlo, potevo raddoppiarti. Mi sto tenendo diplopia solo per questo e non lo sto utilizzando. Potevo raddoppiarti forse. Non l'ho fatto. So, per di più, alla fine l'ho sempre preso e non l'ho mai utilizzato perché morivo sempre prima di utilizzarlo. Ma, vediamo. Sai che sto facendo una porcata con sto diplopia. Lo sto sopravvalutando forse. Ma capisco, c'è raddoppia l'oggetto, quindi prendo due volte lo stesso oggetto. Un cuore dorato. Che non mi interessa particolarmente, dato che le monete non mi servono quasi più a niente da qua in poi. E ne ho già un fottio, tra l'altro. Se anche dovessero servirmi, è appunto. Ah, perché ho... non so per prendere danno. Ho la Petrified Poop. Strada sbagliata, vicolo cieco. M'hanno incastrato, pure. Ecco che il cuore grigio... il cuore dorato è entrato in effetto. Non vedo una mazza perché c'è Curse of Darkness. Mi passo un po' lo schermo, ma non è migliorata la situazione. Dobbiamo stare attenti, ok? Ditemi che la strada giusta, perché non ho voglia di ripercorrere tutto all'indietro. Abbiamo così poca... Non mi sono reso conto che alla fine... Bastato perdere quel cuore, mi sono reso conto di quanto noi si sia messi male, perché nel Womb non si prende mezzo... Cioè, ogni volta che si prende danno, si prende un cuore intero di danno. Strada sbagliata! E sono incastrato, quindi via un altro cuore intero di danno. Stavo per prendere un altro, tra l'altro. E l'ho preso. Alla fine l'ho preso, non potevano prenderlo. Ah, però almeno mi ha lasciato un cuore, grazie. Non che mi abbia rallegrato troppo la situazione. Merda, sono un cretino. Quarta volta che ci passavo di lì, Avrò saputo che c'era le cacche. Ma no, sono troppo babbo. Io non vi avevo visto. Perlomeno non avevo visto te qua in fondo. Non mi vedo andare lontano, se devo essere sincero. Non so come ha fatto a evitare quei danni. Ecco, un colpo e sono morto. Diplopia non lo... tranquilli che non lo utilizzerò. Morirò qua dentro. Sì, però se non mi vengono vicini, io non vedo una mazza. Io c'ho paura. Ah, c'è anche il campione. Che vabbè, che non è che mi cambi niente, però magari è più vita. Sto sperando a caso. Non so se si capisce, Suppongo di sì. Sì, però stanno molto meno fuori, o sbaglio? Non vedo niente, dai! Che setup di merda, con... la Curse of Darkness e sti nemici che sbucano e stanno 3 secondi. Dai, 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 dai. Oh, uno è morto, uno. È stato un secondo! Non ho parole. Non so neanche cosa mi ha ucciso, io non ho visto il proiettile arrivare. Ah, nonostante questo misero fallimento, però devo dire che forse misero è il primo
No, vabbè, c'è stato quello di Speed. Ritiro tutto quello che ho detto. Spero comunque vi sia piaciuto l'episodio. Se vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete con gli amici che possono apprezzare il genere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.